C'è ancora una notizia da ilgiornale.it, infatti è stata pubblicata in tanti giornali grandi, una bellissima storia. Titolo: dopo 71 anni di matrimonio, muoiono lo stesso giorno. La storia che ha commosso il mondo. Grazie signore, qui c'è la foto. L'ha messo sulla radio questa foto, no? No, 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 non credo. Sullo scroll delle notizie non l'hai messa? Non mi ricordo, aspetta, vado a controllare veloce. No, non c'è. Non c'è? No. Però neanche la notizia. C'è una piccola foto che tu hai messo con i due nel letto. Ecco, sì, quindi la foto c'è. Ok. Ok, dice 71 anni di matrimonio, muoiono lo stesso giorno e sono morti abbracciandosi vicini. 71 anni di matrimonio, è tutta una vita. Grazie signore. Allora, leggi l'articolo. Ok. Loro sono Isabel Whitney e Preble Staver. Si sono sposati nel 1946. Isabel Whitney e Preble Staver, nella loro lunga vita assieme, hanno avuto 5 figli e purtroppo hanno dovuto anche affrontare la morte prematura di uno di loro. Ma nonostante qualche ostacolo e problema, i due hanno vissuto 71 anni assieme, uno a fianco all'altro. Ai primi sintomi della vecchiaia e della demenza di Isabel, si sono trasferiti in una struttura per anziani, dove però la malattia, col passare del tempo, li ha costretti a vivere in stanze separate. Nonostante la distanza fisica, i due non hanno mai smesso di amarsi, di pensarsi e di farsi arrivare dolci parole d'amore. Dopo qualche anno, come se il destino non volesse mai dividerli, i due sono deceduti mano nella mano e a poche ore di distanza l'uno dall'altra in una struttura di ricovero a Norfolk, nello stato della Virginia. La loro storia ha colpito tutto il mondo, tanto che la figlia Lurie ha voluto ricordare i suoi genitori con poche parole. Mia madre è stata portata a far visita a papà per il suo 96esimo compleanno il 17 di ottobre. All'improvviso ho sentito questa piccola voce flebile. Era mamma che, nonostante la demenza, cantava Happy Birthday a papà. Cercava di farlo felice. A quel punto sono sembrati più calmi e più tranquilli e così sono rimasti fino al 25 ottobre, quando sono morti a 95 e 96 anni. Alleluia. Grazie al Signore. Bellissimo. Grazie Signore. Io ho ricevuto un piccolo messaggio di Gesù su questo e mi aiuti a leggere? Leggiamo un po' per uno? Va bene. Grazie Signore. Amen. Un messaggio di Gesù. Gesù. Così è l'amore che viene da me. Amati figli, imparate ora ad amarvi con il mio amore e così non sarete inferiori ad altri quando giungerete nel mio regno. Altri che il mio amore lo hanno imparato e che saranno i primi nel mio regno. Allora, molti cosiddetti primi e santificati saranno invece ultimi. Molti che sono disprezzati e considerati in questo mondo ultimi e impuri, come lo fui io considerato, ma saranno invece tra i primi nel mio regno, se solo vivono nell'amore del mio Vangelo. La mia santità non è santimoniosità o appariscenza di ricchi palazzi religiosi, ma frutti di vero amore praticato, che a volte può essere anche predicato, e non il contrario. Amore gli uni per gli altri e per le mie pecore perdute raggiunte con il mio Vangelo di salvezza. Comprendete che la prima cosa per la quale vi ho messi qui ad apprendere è di imparare ad amare, perché io sono innanzitutto amore. Tutti i profeti, i pastori, i vescovi, gli apostoli non sono niente davanti a me e se non hanno imparato ad amare. Saranno surclassati dal più piccolo dei miei figli, il più povero nello spirito, che non ha i loro doni, se ha solo imparato ad amare in quel che può. Come è scritto, 1 Corinzi 12, 31 e 1 Corinzi 13, da 1 a 8.
Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma se non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe niente. L'amore è paziente e benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza verrà abolita. Figli, crescete nell'amore, qui nel mio regno. Tutto il resto ha un'importanza di gran lunga inferiore. Io schiocco le dita e muovo montagne, pianeti e creo nuovi mondi. Niente è impossibile o difficile per me. Insieme al Padre ho intrapreso la missione della conversione e salvezza del mondo, che ha richiesto il prezzo più alto e che ancora, per molti versi, richiede un prezzo da parte dei miei figli. Il mondo vi dice che la felicità sta nelle cose del mondo, le cose materiali, ma non è così. La vera felicità sta nel dare, come vi ho insegnato. Più felice cosa è dare che ricevere. Il mio popolo deve smettere di pensare che il mio amore è una cosa da essere predicata, se prima non è vissuta. Io sono venuto per vivere l'amore, perché se non è vissuto non è amore, ma solo fallimentare teoria. Eppure non è difficile. Nei fatti, vivere il mio amore è il solo modo di essere liberi e felici. Il mondo crede che questi ideali si ottengono con le guerre, denaro, potere e piaceri senza regole, e persino con inganni e violenza e corruzione, ma così solo sprofondano di più nel pantano del mondo. Tutti quelli che hanno provato sanno che il mio Vangelo è la sola chiave per ciò che il cuore desidera. Giovanni 8, 31 a 36. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Isaia 60, 1 a 3. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Isaia 52, 1 a 9. Risvegliati, risvegliati, rivestiti della tua forza, Sion. Mettiti le tue più splendide vesti, Gerusalemme, città santa. Scuotiti di dosso la polvere, alzati, mettiti seduta, Gerusalemme. Sciogliti le catene dal collo, figlia di Sion, che sei in schiavitù. Infatti, così parla il Signore: voi siete stati venduti per nulla e sarete riscattati senza denaro. Poiché così parla il Signore Dio: perciò il mio popolo conoscerà il mio nome, perciò saprà in quel giorno che sono io che ho parlato. Eccomi. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buona notizia, che annunzia la pace, che è araldo di buone notizie, che annunzia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Ascolta le tue sentinelle, esse alzano la voce, prorompono tutte insieme in grida di gioia, esse infatti vedono con i propri occhi il Signore che ritorna a Sion. Prorompete assieme in grida di gioia rovine di Gerusalemme, poiché il Signore consola il suo popolo e salva
Gerusalemme. Fine del messaggio. Signore sei gioia.